Buongiorno a tutti, sono il dottor Garatti, lavoro al Policlinico di San Donato e sono il promotore e il coordinatore dello studio GIROC denominato CASTR, che riguarda sostanzialmente i risultati e gli outcome della cardiochirurgia nei pazienti affetti da cirrosi epatica. Mi è stato chiesto di registrare questa breve intervista per comunicare quelli che sono il background, gli obiettivi e il prospetto dello studio. Qual è l'aspettativa di vita di pazienti con diverso stadio di cirrosi? Allora, diciamo che se la cirrosi per causa virale è sostanzialmente in progressiva riduzione, la cirrosi alcolica e la cirrosi steatosica sono in aumento anche a causa dell'incidenza della sindrome metabolica, soprattutto nei paesi occidentali. Va detto che anche grazie al miglioramento delle terapie mediche e sperimentali di questa patologia, l'aspettativa di vita di questi pazienti è sicuramente aumentata rispetto a una volta e quindi c'è maggiore la possibilità che si sviluppino anche patologie di interesse cardiologico e cardiochirurgico. In generale, però, diciamo che la prognosi di questi pazienti è sicuramente molto severa e legata alla disfunzione epatica, classificata per esempio secondo la classe Child, che è una delle più diffuse. Diciamo che i pazienti in classe A, cioè i più benigni, hanno a 24 mesi una sopravvivenza dell'80%, mentre i pazienti in classe B e C, cioè progressivamente più gravi, hanno una sopravvivenza del 50 e del 30% a 24 mesi, quindi sicuramente una prognosi per le classi più avanzate molto severa. Com'è nata l'idea di questo studio? Qual è il background? L'idea di questo studio è nata fondamentalmente dall'osservazione di casi clinici e dall'analisi della poca letteratura disponibile, che ci ha portato a fare alcune considerazioni. Punto primo, la cirrosi epatica non è inclusa nei principali score di rischio cardiochirurgico tipo l'STS e l'Euroscore, anche se rappresenta di fatto una causa importante di mortalità e morbidità in questi pazienti. È assolutamente vero che la mortalità intraoperatoria dei pazienti affetti da cirrosi epatica è molto alta, potendosi attestare tra il 16 e il 30%, e sicuramente non predetta dagli stessi score di rischio in base ai consueti fattori di rischio. Inoltre, c'è da considerare che questi pazienti, oltre ad un'elevata mortalità, hanno anche un'elevata morbidità in termini di sanguinamento, di insufficienza epatorenale, di sepsi, di complicanze sanguinamento appunto, e quindi tutta questa morbidità impatta ed aumenta ulteriormente anche la mortalità in un circolo vizioso. Tuttavia, se andiamo a vedere le esperienze della letteratura, ci rendiamo conto che sono poche, sono spesso monocentriche, includono spesso poche decine di pazienti e sono difficilmente confrontabili perché non hanno delle definizioni univoche sia della disfunzione epatica che degli outcome misurati. Abbiamo quindi ritenuto che uno studio, soprattutto se multicentrico, potesse rappresentare un'occasione significativa per raccogliere la più grossa casistica disponibile in letteratura sull'argomento. Da cosa deriva l'acronimo CASTR? L'acronimo CASTR deriva da Cardiac Surgery in Patients with Liver Cirrhosis, e che appunto definisce gli outcome della cardiochirurgia nei pazienti affetti da cirrosi epatica. Quali sono gli score oggi utilizzati per stratificare il rischio in cardiochirurgia in pazienti con diverso stadio di cirrosi? Allora, diciamo che, come abbiamo già detto precedentemente, gli score utilizzati in cardiochirurgia, come l'Euroscore o l'STS score, non sono sufficientemente discriminanti e attendibili nella valutazione del rischio operatorio di questi pazienti. Siccome la mortalità soprattutto è legata alla disfunzione epatica preoperatoria, gli score di rischio di disfunzione epatica di classificazione come il Child PAG e il MELD sono stati testati per valutare la possibile potere discriminante sulla mortalità ospedaliera. Teniamo conto che tuttavia sono poco discriminanti e poco specifici. Se per esempio citiamo un lavoro del 2014 che ha incluso 55 pazienti con cirrosi, quindi per questa patologia una casistica abbastanza ampia, vediamo che loro hanno testato il Child, il MELD, l'Euroscore per la mortalità ospedaliera analizzandole tramite curve ROC. E l'area sotto la curva è stata di 0,50 per il Child, 0,53 per il MELD e 0,60 per l'Euroscore, quindi assolutamente molto basse e poco discriminanti. Tra l'altro, Euroscore che saliva a 0,72 se veniva implementato con la bilirubina preoperatoria, quindi appare sicuramente appealing la possibilità di identificare uno score di rischio, magari con caratteristiche epatiche preoperatorie, che possa essere più discriminante in questi pazienti. Quando è iniziata la raccolta dati e quanti pazienti intendete arruolare?
Allora, la raccolta dati è iniziata quest'anno con un piccolo studio pilota presso il nostro centro di 30 pazienti che ci è servito per definire il protocollo e validare il dataset. Dopodiché, abbiamo coinvolto in questo momento circa 15 centri in tutta Italia che hanno dato la loro disponibilità a partecipare e diciamo che a breve saranno espletate le formalità presso i vari comitati etici e sarà possibile iniziare la raccolta dati che nelle nostre intenzioni vorrebbe raccogliere 200-250 pazienti. Per quel che sono riguardo i criteri di inclusione, abbiamo deciso di includere tutti i pazienti di età adulta sottoposti a cardiochirurgia o elettiva o in urgenza in CCECC o senza CCECC, quindi che potesse, diciamo, coprire tutto l'ambito della cardiochirurgia degli adulti, escludendo unicamente come patologie per la loro così caratteristica il trapianto e l'impianto di assistenza ventricolare. Quali sono gli endpoint? Gli endpoint di questo studio sono i seguenti. Abbiamo un endpoint primario, che è la mortalità a 30 giorni per tutte le cause, e gli endpoint secondari sono tre. Il primo è la morbidità, definita come incidenza dei singoli eventi e cumulativamente come secondo quanto definito dall'STS Measure of Morbidity, che quindi include il sanguinamento, lo stroke, l'insufficienza renale, la mediastinite o sepsi e la disfunzione ventilatoria. Come secondo endpoint secondario abbiamo la mortalità a lungo termine per tutte le cause e per causa cardiaca e appunto come endpoint secondario, come terzo endpoint, abbiamo l'idea di riuscire a realizzare uno score specifico mediante analisi multivariata dei dati disponibili, cercando di implementare magari l'Euroscore con delle variabili epatiche preoperatorie specifiche in modo tale da riuscire a creare quello che abbiamo voluto battezzare un liver score che potrebbe essere più specifico per questo tipo di pazienti. Quali prevedete saranno i risultati attesi e la loro ricaduta clinica? Allora, diciamo che la cosa significativa è che gli score attualmente utilizzati in cardiochirurgia non performano bene nei pazienti con cirrosi epatica, nel senso che i risultati di mortalità e di morbidità a breve termine e anche a lungo termine in questi pazienti sono molto più elevati di quanto possibile prevedere con gli score attualmente in uso. Diciamo che considerando l'incidenza di questa patologia nella popolazione cardiochirurgica che è relativamente modesta, riteniamo che uno studio multicentrico possa permettere di raccogliere una casistica sufficientemente abbondante per poter fare una serie di considerazioni. La prima è definire quali classi di pazienti affetti da cirrosi epatica sono così gravi da essere ritenuti realmente inoperabili o non beneficiari di un intervento chirurgico. La seconda è appunto quello di poter identificare tramite variabili singole o meglio con uno score quelle che sono le caratteristiche preoperatorie che si associano ad un outcome negativo. Il terzo potrebbe essere quello di riuscire a identificare magari nelle classi intermedie di disfunzione epatica quelle procedure che potrebbero appunto ridurre il rischio in questi pazienti, che potrebbero per esempio essere le procedure off pump nella chirurgia coronarica, oppure perché no, avviare i pazienti a procedure percutanee proprio per minimizzare il rischio della cardiochirurgia in questi pazienti. Contate di validare il liver score su una popolazione campione? Allora, questa è una domanda difficile perché è già difficile così ottenere una popolazione sufficientemente numerosa per ottenere un'analisi significativa. Ottenere ulteriormente una popolazione di controllo su cui fare la validazione sarà, io penso, molto difficile. Quello che si potrebbe fare, ma lo valuteremo in corso d'opera, è vedere se dopo aver completato lo studio retrospettivo ed aver identificato un possibile score predittivo, possa essere iniziato uno studio prospettico in cui arruolare i pazienti e validare, appunto, se possibile, il nuovo score. Quando ci saranno i primi risultati? Realisticamente noi pensiamo che tra diciamo, l'apertura dei centri, l'inizio delle pratiche del comitato etico, l'arruolamento dei dati, l'analisi dei dati, realisticamente crediamo che prima di un anno non sarà possibile avere qualche risultato significativo, quindi riteniamo che probabilmente non si avranno prima dell'estate del 2018.